In arrivo nella pineta di Ostia nuove telecamere H24 e una task force che vedrà impegnati carabinieri forestali, Viminale e comuni di Roma e Fiumicino per contrastare il fenomeno degli incendi dolosi dell'area. Ad annunciarlo l'assessore all'ambiente del Campidoglio, Pinuccia Montanari, durante un'audizione nella commissione capitolina Trasparenza. Roma Capitale stanzierà in tutto, tra fondi propri e trasferimenti del Ministero dell'Ambiente, circa 1,5 milioni di euro per la bonifica e la messa in sicurezza della pineta dopo i roghi dell'estate scorsa. Ha valorizzato la cultura e il territorio di Roma. È uno dei motivi per cui l'Università di Roma Tor Vergata ha conferito il dottorato honoris causa al regista e attore Carlo Verdone. Questa prestigiosa sorpresa giunge esattamente nell'anniversario dei miei 40 anni di attività nello spettacolo e nel centenario della nascita di mio padre Mario. Più bel regalo non potevo riceverlo, ha detto Verdone, che ha anche interpretato Enzo di Un sacco bello per parlare di Roma. Dovevamo ricostruire. Amore, mannaggia quanto mi scoccia vederla così, non lo so che direbbe. Liceo Virgilio ancora sotto i riflettori. Si sono riuniti questa mattina la città metropolitana di Roma e l'Associazione Nazionale dei Presidi per discutere di edilizie e di occupazioni nelle scuole, con un occhio proprio allo storico istituto di Via Giulia. Assente la preside Carla Alfano, grande accusatrice degli studenti, che non ha fornito spiegazioni riguardo alla sua mancata presenza. Roma è pronta a vivere il suo terzo Black Friday. Per 24 ore prezzi stracciati nei negozi e nei centri commerciali della capitale. Tantissimi marchi che hanno aderito all'iniziativa inventata negli Stati Uniti. Lunghe file sono attese davanti alle vetrine dei negozi e delle botteghe del centro, ma le offerte saranno anche online e andranno avanti per tutto il weekend. Biglietti in promozione anche all'Auditorium Parco della Musica per il Roma Gospel Festival e il concerto di Nicola Piovani. Da venerdì al 7 gennaio torna nel centro storico di Viterbo il Caffeina Christmas Village, un villaggio pieno di giochi e divertimenti per grandi e piccoli. Tra le attrazioni il presepe di 850 metri quadri allestito su due piani, la casa di Babbo Natale, il teatro incantato e il lago ghiacciato. Tutto intorno mercatini di artigianato e pasticceria. Caffeina è una delle iniziative culturali più importanti del Lazio, ha detto il governatore Nicola Zingaretti.